Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia e oggi volevo provare questo qua. Allora, questo qui l'ho ordinato mesi e mesi fa da AliExpress e finalmente mi è arrivato. Praticamente girava un video su Facebook di questa tizia che metteva una specie di lucidalabbra che poi si seccava e poi si levava tipo Benavil ed era una figata e lasciava il colore. Io l'ho trovato su AliExpress a tipo 50 centesimi e adesso lo proviamo. L'avevo già provato prima 2 secondi, però non ho visto bene, l'ho levato subito, quindi vedremo bene. La consistenza sembra tipo un po' gelatina, però profuma. Mo lo proviamo. È molto... È veramente difficile da mettere. Mettiamo... Colla. Disgustoso. È veramente disgustoso. Non riesco neanche a parlare. No, io ci sto vedendo, mi sto guardando questa sera. In teoria devo... Non riesco a parlare questo coso, non so. Ora dobbiamo lasciarlo asciugare. Aspettare che non sia più acchiccicoso. È veramente imbarazzante questa cosa. Come vedete è difficilissimo stenderla. Io sono un ventriloquo. Scoraresce tutto, ma sono molto sana. Datemi aria. Come vedete io non è che l'ho messo bene, ma perché è proprio difficile stenderlo tutto bene. E stringe tutto di rosso. Allora, adesso è praticamente secco. Vedete? Non attacca più. E adesso c'è la parte migliore, quella di staccarlo. E sì, come potete vedere mi ha fatto tutta la bocca rossa questa merda. Che schifo. Orribile. Schifo. Oggi voglio fare dentro. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Allora, impressioni per questo prodotto. Orribile, come avete visto. Il risultato in realtà mi piace come viene, perché ha un effetto non troppo forte. Però comunque, cioè, veramente è stato un parto metterlo, diciamo. Cioè, avete visto, è un casino. Ti tingi tutto di rosso. Non è preciso per niente quel coso. Quindi... Secondo me vale quei 50 centesimi per cui l'ho pagato. Certo, in quel video di Facebook sembrava molto ma molto più facile, mi hanno ingannato questi stronzi. E poi mi ritrovo tutto questo sangue comunque, uno schifo, un vero schifo. Ecco, troppo appiccicoso. E poi avete visto tipo tutta quella meno. Quindi non lo so, cioè l'ho preso tanto perché ho detto wow che figo. Però in realtà non è poi così figo. È ancora tutto appiccicoso. Certo, il colore è carino perché non si leva. Però ogni volta devo metterci 2 ore per fare così. Cioè, quindi non lo so quanto ve lo consiglio questo coso. Certo, è divertente tutto, però proprio un casino. Peccato perché me lo aspettavo molto più carino. Certo, io ho preso il rosso, ma questo non mi sembra proprio rosso. Cioè, nel senso, rosso ciliegia. Davvero? La marca è Romantic Bear, perché ovviamente orso romantico. Che cazzo. Ma che marca è la Romantic Bear? Famosissima marca Romantic Bear che tutti conosciamo. E niente, è stato un po' un trauma. Ciao.